E insieme siamo in Me Contro Te. E oggi siamo tornati nel nostro gioco Me Contro Te World, perché ragazzi c'è stato un nuovo aggiornamento e si è sbloccata una nuova area. La nostra app Me Contro Te World praticamente è il nostro mondo virtuale. Lì potrete immergervi totalmente nel mondo di Sofì e lui. Qui c'è la nostra città e io già vedo intanto che dobbiamo prendere un premio. Qui c'è un regalo. Un regalo. Il regalo lo accettiamo sempre. Io amo i regali. Andiamo qui nei personaggi, vediamo che succede. Non ci credo. Sono gli outfit dei ballerini del nostro concerto. Quindi vuol dire che si possono anche ricreare i ballerini. Già, e questo perché la nuova area è l'area del concerto. Ovvero abbiamo ricreato il nostro palazzetto. Andrei subito a vedere dove potremo fare i concerti. Me Contro Te il tour, guardate. È quello lì, è incredibile. Troviamo già all'esterno del palazzetto. Come vedete c'è un po' di gente. Ci sono tutte le transenne, perché la gente sta aspettando di entrare. Allora, aspetta un momento, dobbiamo fare un passo indietro, perché sono un sacco di cose da fare. Intanto direi di correre subito nello shop e vedere tutto quello che hanno portato di nuovo. Andiamo a vedere che ci sono anche tra i mobili, ci sono dei nuovi oggetti. Sì, questi qui sono dei mobili per il camerino. Sì, perché nel nostro concerto ovviamente noi abbiamo un camerino dove ci trucchiamo, ci prepariamo prima dello spettacolo. E questi sono tutti gratuiti, quindi appena presi. Poi, allora vediamo cosa c'è qui. È tutto già preso e shoppato, benissimo. Andiamo nei personaggi. Vediamo se abbiamo già show. Non ci credo! Non ci sono tutti i nostri outfit, tutti i nostri personaggi. E sono scontati? No, c'è il 50% di sconto su tutto. Prendi tutto, approfittarne. Anche voi, prendete tutto adesso, sbrigatevi. Ma io non ci posso credere, io sono contento. Cioè, guarda, i nostri vestiti. Momento, calma. Le coroncine, lui non lo sapeva. Allora partiamo dal pacchetto merchandising. Allora ragazzi, l'abbiamo fatto noi, no? Però io non lo sapevo, non me lo ricordavo che c'era tutto ciò. Nel pacchetto merchandising ci sono proprio le maglie, le felpe e le coroncine che anche voi avete preso al nostro concerto. Sono uguali praticamente. Questa sa cosa significa? Cosa significa? Che chi del team trote vuole fare il gioco che viene al nostro concerto può vestirsi da trotina che viene al concerto. Può vestirsi totalmente Me Contro Te. Ok, allora iniziamo dal prendere l'outfit neon. Questo di qui è quello con cui iniziamo il concerto ed è il mio preferito, è super colorato con questi colori fluo, pazzesco. Infatti guardate la foto, praticamente l'outfit è identico. Ma non c'è soltanto quell'outfit, ci sono tutti. Infatti questo qui è quello che utilizziamo durante il momento signoresse, quando cantiamo tutte le canzoni che hanno a che fare col signoresse perfidia. Ma c'è anche l'outfit festa, dove siamo vestiti totalmente di paillette. Vamos alla fiesta, para. Shoppiamo subito anche questo. E solo che abbiamo un piccolo problema, perché a fine di tutto questo shop mi sa che io sarò povero, perché tutti questi outfit li sto comprando con la mia carta. Sì, perché ricordiamo che io ho registrato la sua carta e non la mia. Beh, lui però devi essere generoso. Ma come devi essere generoso? Con la tua fidanzata bisogna essere generosi, bisogna fare dei regali. Poi ovviamente c'è anche l'outfit, quello romantico ed elegante. Anche questo è identico ed è il mio secondo preferito, perché è veramente pazzesco, da principessa e da principe. E infine l'outfit college. Infatti questo è proprio quello che usiamo per concludere il nostro concerto e siamo veramente fighissimi. Ok, sì, ma adesso che abbiamo tutti i nostri look, io non vedo l'ora di andare proprio al palazzetto, di andare a vedere il palco, il camerino, tutto. Ecco qui, allora all'esterno del concerto ovviamente c'è la biglietteria. Vorrei 10 biglietti, grazie, sono qui con tutte le mie amiche, devo andare al concerto di Me Contro Te, grazie. E qui c'è lo stand del merchandising. Vorrei tutte le fascette, tutto quello vuoi che potrei avere, tutto. Allora possiamo ovviamente aggiungere tanti personaggi che comporranno questo nostro concerto. Potremmo mettere qui che vende il merchandising, potremmo mettere Emma. Bellissimo. Bello, oddio, vi do una coroncina, la volete viola, che è il mio colore preferito. E magari mettere anche qualcuno che sta tipo comprando, ecco qui. Possiamo aggiungere loro due che stanno prendendo il nostro merchandising ufficiale. E poi non perderei altro tempo e andrei subito in camerino. Infatti qui ci sarà lui e Sofì che si stanno preparando. Però come vedete il camerino è ancora un po' spoglio, manca tutto, dobbiamo ancora arredarlo. Da un lato c'è ovviamente lo specchio per l'area trucco di Sofì, mentre dall'altro c'è la mia area trucco. E più guarda, c'è l'interruttore per spegnere la luce.
Bellissimo. No, vabbè, sto parlando. Ci vogliamo riposare perché adesso metteremo il divano per dormicchiare qua e là prima dello spettacolo. Allora, prendiamo subito lui e direi di prendere lui di inizio concerto. Quindi lui con questa outfit e prenderei anche il suo figo questa outfit. Eccola qua. E aggiungiamo tutto l'arredamento per il nostro camerino. Vediamo un po' cosa abbiamo di nuovo che possiamo aggiungere. Letto mi sa di no perché prima del concerto non dormiamo mai. Però possiamo riposare, quindi direi di mettere subito un bellissimo divano. Ecco qua, guarda qui, ce ne sono tantissimi. Mettiamo questo qua, ci sta benissimo con lo specchio. Aggiungiamo un po' di verde, magari mettiamo ecco una pianta per rendere il camerino più accogliente. La macchinetta del popcorn, questa la voglio io sinceramente. Lui, ma questa va fuori, non è che va dentro il camerino. Qui vorrei mettere anche una piastra per capelli nella mia postazione make up. Metterei anche questo specchietto qui che sicuramente useresti. E poi io invece metto nel mio lato delle cuffie. Possiamo aggiungere anche ecco qui un bel caffè. Ma cavati a terra, ecco. Aspetta, i trucchi, i trucchi, i trucchi. Ho visto che ci sono i trucchi, voglio i trucchi, voglio i trucchi. Lui tanti, tanti, tanti. Mettiamo anche i trucchi per personalizzare l'aria di Sofì. E ora sì che ci siamo. Siamo pronti per andare sul palco. Oh, mamma mia, sono emozionato. Senti, battere il cuore, lui, tutum, 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 tutum. Adesso noi potremo uscire dal nostro camerino e vedere migliaia di bambini felici con le loro famiglie che sono venuti a vederci. È proprio quel momento lì, quindi si spengono le luci e si va in scena. Ecco qui il palco. Sì, guardate che bello. Aspetta, c'è la console di Pongo. Ma manca Pongo, mettiamo subito Pongo. Allora, ma cosa hai fatto? No, non lo so, aspetta. No, hai no, no, aspetta, aspetta. Allora, prendiamo subito il nostro Pongo. Pongo, dov'è? Dove Pongo? Sei? Dove sei, Pongo? Pongo, Pongo, eccolo. Pongo con l'outfit da Pongo. No, ehi, ehi, non cadere. Da Pongo, perché continua a cadere? Ecco. E lui davanti alla console, come avete visto, inizio concerto, inizia a muovere tutte quelle leve lì e accende, spegne quello che c'è nell'headwall. L'avevamo scelto come direttore artistico, ma in realtà è pessimo. Ogni volta combina sempre guai, deve accendere le luci e fa esplodere tutto. Già, vediamo che succede se premiamo la sua console. Dai, bravo Pongo, finalmente hai imparato. Adesso sa accendere il LEDball. Guarda, e cambierà sempre sfondo ogni volta che clicchiamo. Cambiamo outfit. Bravissimo Pongo, sei il nostro eroe. Che Pongo che balla. Chissà che canzone sta cantando. Beh, io me lo posso immaginare. È così che lo vivo. Ok, a questo punto ovviamente dobbiamo anche aggiungere tutti i nostri ballerini. E dobbiamo mettere, oltre che i ballerini, anche lui e Sofì perché fanno il concerto. Prendiamo dei ballerini. Prenderei subito Mumu, Romeo, Cleo e Lili. E Lili, ecco qua. È solo che non hanno gli outfit del concerto, quindi li dobbiamo cambiare. Li dobbiamo cambiare i vestiti. Che già abbiamo, quindi adesso possiamo fare tutto. Possiamo fare il concerto alla perfezione. Come vedete abbiamo un sacco di personaggi che abbiamo creato da quando è uscita l'app. E ovviamente anche voi create tutti i vostri personaggi, create i vostri amici, create noi, create chi volete. Partiamo subito da Mumu. Ma avete visto, c'era mercoledì, vi immaginate mercoledì al nostro concerto. E a Mumu io darei l'outfit, magari da... l'outfit di Lily. No, no, lui, direi che gli possiamo mettere proprio il suo, quello che ha durante il nostro concerto. Perfetto, lo mettiamo anche a Romeo, che è lo stesso outfit praticamente. Sì. E voilà. Poi andiamo da Cleo e Lily. Allora mettiamo anche quell'outfit lì, è il momento quindi iniziale del concerto? Sì, sì, facciamo così. Cleo è una nostra fan e quindi c'ha il nostro merchandising. Eh sì, però quando è sul palco deve avere il vestito come le altre, quindi mettiamo questo. E voilà. E lo andiamo a mettere anche a Lily. Clicchiamo qua. Mettiamo i vestiti speciali e voilà! I nostri ballerini ci sono pronti! Andiamoli ad aggiungere sul palco. Ehi, dov'è Lily? Lily! Lily è scappata! Aspetta, riprendiamola, eccola! Ok, Lily, per favore non scappare più. Ti è messa davanti a Mumu, ok? Eccoli qui, loro sono pronti a ballare. Mancano soltanto le due star, lui e Sofì, che devono uscire sul palco. Ah, che emozione! Sentite le urla dei bambini, sentite le urla del Team Trote. Ecco Sofì. Uscita, uscita. Ed ecco lui, ecco qua. Wow, no vabbè, ma ragazzi è perfetto. Cioè è praticamente esattamente come il concerto e balliamo tutti. Stiamo ballando tutti, guardate. La la la. Cambiamo canzone. La la la.
praticamente sono più brava lì a ballare che nella realtà. Non posso credere, cioè è incredibile ragazzi, è spettacolare. Non mi sarei mai immaginato una cosa del genere, cioè il nostro concerto è qui. È bellissimo, davvero stupendo. Così potrete rivivere tutto il nostro concerto nel gioco. Cioè potrete giocare voi tranquillamente. E in più, io direi a questo punto, finito il concerto, noi entriamo nel tunnel quando finisce lo show e andiamo nei camerini. Quindi ritorniamo nei camerini tutti sudati e stanchi. Oh, eccomi, ragazzi, sono qui. È stato un concerto meraviglioso, stupendo. Buttiamoci nel divano. Olè. Ehi, Sofì, dove sei? Dove lui? Perché sei dietro di mano? Eccoci, possiamo riposarci. Io ordinerei subito di ordinare una pizza e di gustarcela. Una pizza? Allora aspetta, prima dobbiamo mettere sicuramente un tavolo, un tavolino. Prendiamo uno di questi qui, guarda, prendiamo questo tavolino qui. Ma non rosso, lui, ma proprio un accostamento terribile. Allora prendiamo questo qui che è molto semplice. Ci sta. E poi troviamo qualcosa da mangiare. Ah, sicuramente dei popcorn, perché al concerto li prendiamo sempre. Va benissimo, popcorn mi vanno. Ok, vai, popcorn. Ottimo. E banana. Sì. Un fa sempre. Questo ragazzi è il nostro gioco, mi raccomando, scaricatelo anche voi e giocateci. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao, ciao.